avevo già detto che non sarebbe stato uno spettacolo troppo lungo. Siamo arrivati all'ultimo effetto, che durerà ancora qualche una piccola manciata di minuti e poi abbiamo. Ma per fare questo effetto ho bisogno di vari collaboratori, qui, visto che in questo caso l'ho già determinato perché se no sapevo che facevano un casino. Allora, dove andiamo a essere? Uno è lì, vieni un attimo, grazie. Allargate tutte le sedie e vi mettete lì di fronte così, perché dobbiamo cambiare un attimino. L'altro è... E applauso anche a lui che sarà... L'ultima cosa che ho visto, eccola lei, mi dai soltanto la tua sciarpa un attimo, te la ridò, non brucerò nessuna sciarpa. Io posso essere. Che qualcuno aveva visto tempo fa. È pulita? Sì. No, è pulita? Sì. Vabbè, peccato, mi sembra un po' sporca, ma non fa niente. Questa qui è come il mio materiale, tutto lo rispondo. Allora, adesso praticamente facciamo questo esperimento. Voi sapete cos'è l'escapologia? Sì. L'escapologia è quell'arte dove ci si libera dalle manette, dalle corde. Avete visto che io ho preparato delle manette, delle corde. Quindi siamo arrivati a questo, diciamo, numero che chiude questo angolo magico. Allora, queste manette sono manette reali. Quindi tieni di qua, tira un po'. Cioè non sono, poi controlla, vedi che ci sono aperture, cose, controlla, vedi che sono veramente dei catenacci reali. No, non ci sono aperture. Perfetto, ora queste servono per dimostrare che veramente è tutto reale, ok? Puoi tenere un attimo, vedi? Ok, non ci sono anche qua tagli che uno dice, ah magari no. Ora, fatto questo abbiamo i due lucchetti e sono anche questi lucchetti semplicissimi comprati in ferramenta per risparmiare, e questi due lucchetti li lasciamo qui. Allora, quello che dovete fare voi, prima che mi leggo, faccio un attimo un'altra cosa, perché sennò poi magari non sappiamo dove. Allora, voi due venite qua, grazie, ma tu stai lì pure un attimo. Allora, quello che dovete fare voi sarà, quando io sarò completamente legato, io lo metto qui, voi state qui così, lasciatelo lì, quando è il momento, voi state qui, lo prendete, tu mi vieni qua e tu mi arrivi qua, ok? Così all'incirca, state pure lì, adesso tu invece mi devi aiutare e facciamo una cosa, levati gli occhiali, ci vedi? Meglio, non serve la vita. Allora, adesso questa qui è una, poi abbiamo questa più lunga e poi quella più corta, va bene? Quando dico lunga, corta, corta. Andiamo già lì, perché almeno siamo vicini e poi non potrò camminare dopo, va bene? Allora, mi avete detto che da qui mi vedete tutti, giusto? Ok? Allora, adesso tu dovrai fare un po' avanti e indietro perché abbiamo il tavolo un po' laggiù, ma non fa niente. Ad esempio, partiamo dai lucchetti. I lucchetti li ho già abbandonati, quindi non fa niente. Vai tu a prenderli, vai lucchetti, mentre che sei qua, almeno poi gli do 10 euro e siamo a posto. Allora, ne porto 4.
fatto, che tanto metti da Paola così perché se no è sicuro. Allora tieni un attimo questo 1 2 3 1 2 3, in maniera che sia chiuso, ok, chiudi al terzo in maniera che sia ben stretto, perché credimi molti hanno delle difficoltà. Allora prova a vedere qua se posso uscire. No, ok, 1 2 3. Le chiavi sono lì che poi se lo sono fregato, Sì, insomma. Allora, adesso io girerò così. No, mi giro io. Mi metto così. Tu, però conta per favore delle fascette. 1, 2, 3. E metti il lucchetto. No, una sotto, quella sotto. Sì, quella. L'altra va bene anche quella di su. L'importante è che sia questo. Chiudi. Si è chiuso? Ho fatto. Ok, le chiavi ci sono. Allora, io faccio vedere che controlla. Mi giro così, vi faccio vedere anche a voi perché sennò scusate le spalle. Ok? È realmente il laterale, vedi? Ci siamo? Allora, a questo punto, scusate la maglia, a questo punto prendi la corda corta, ok? Prendi la corda corta. Allora, fino adesso abbiamo riso scherzato, adesso vedremo un effetto molto 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 forte. Quindi non ho voluto preparare particolari battute, spero che lui sia all'altezza di questo numero, ma io sono sicuro che lui va bene. Allora, ascolta, diciamo che se riesci a partire dal centro, a prendere il centro della corda, tu il centro della corda me lo metti intorno alle caviglie, da dietro in avanti o da davanti a dietro è uguale, giri così e fai passare tutti i due lati davanti incrociando, perfetto, incroci, stringi e vieni davanti, rifai il giro così, perfetto, giri e vieni davanti, fai passare le corde, giri da dietro, ok, rincroci tutto. Ah, ecco, una cosa che non vi ho detto, che adesso vi dico, a un certo punto quando io dirò di tirare sul telo, voi, siccome in questa situazione non abbiamo un impianto audio, ho bisogno del vostro aiuto. Cosa dovete fare? Avete presente la ola che fanno di solito, quella cosa lì? Esatto, ma io dirò, tirate sul telo, voi dovete farmi questa cosa, facciamo una prova per sicurezza, va bene? Allora, al mio tre mi fate piano piano e quando io dico giù, voi finite con l'aumento, va bene? Facciamo una prova. Uno, due, tre, vai. Durerà molto di più, andate avanti, giù, e là. Ok, bravissimo, bravissimo. Pronti? Allora, hai legato? È finito? Dove è finito? Lascialo pure che viene un po' fuori, che poi la legheremo con quella sopra. Adesso prendimi la corda sopra. No, vabbè, lascialo. Prendimi quella corda lunga che c'è lì. Stringi, legali qua davanti. Prendi la tua corda così. Legali, fai due nodi ben stretti. Vai, fai un nodo. Ok. Noda, bene. Stringi e fai un altro nodo. In maniera che sia realmente. Ok, boh. Adesso prendi il centro di nuovo di questa corda e la metti attorno al collo qua davanti. Così. Ok. Ora fai un nodo qui davanti. Speriamo che riesca perché sennò sono fregato, con le corde qui attorno. Allora, fai un nodo, buttaci dentro, ok? Ok. Deve essere più o meno a metà, perfetto. Stringi ancora, scusa. Boh, così, ok. Ora fai un altro nodo, un doppio nodo in maniera che sia, però non stringere ora qui. Perché sennò è finita, Sennò vuol dire che non finisci più. Ok, adesso fai una cosa. Passa questa qui in mezzo qua al mio braccio. Una. Ok. L'altra di qua. Così. Lasciala pure, ora vieni qua e facciamo. Entrare all'interno per tre volte a girare. Così. Uno, giri dentro, perfetto. Stringi pure. Due, giri dentro, stringi, perfetto. E tre, giri e la lasci cadere un attimo qua. La stessa cosa la fai di qua. Vai. Uno, giri dentro. Due, giri dentro. E tre, ok? Adesso prendi tutte e due le corde, le leghi insieme qui sopra al mio petto,
fai un nodo lì, stringi forte e fai un altro nodo. Io se riuscivo a tenerla però cerca di stringerla bene, grazie, se mi sei un po', vabbè, dai. Adesso queste due le leghi insieme a quelle due che ci sono lì e abbiamo finito, ok? Se potevamo andare avanti quella cosa, l'abbiamo visto che siamo dal vivo, siamo obbligati. Fatto? Meno male che non siamo da morti, perché sennò neanche così. Vai, vai, vai. Basta una, anche. Basta che riesci a legarne una e siamo a cavallo. O nell'asino, quello che costa meno, in questi periodi. È tutto fatto. Vai, vai, non ti preoccupare. Però devi essere un nodo che non si deve slegare, Fai un... No, si slega. Fai... Legami un nodo a classico, fai proprio un nodo. È venuto? Oh. No, vedi che non è venuto. Fai due nodi. Perché se no è troppo facile, se non è legato, scusa, giusto? Allargami un po' qua, va che l'ha stretto con me. No, ma ok. Tira su un po' qua. Uno e uno due, l'hai fatto? Oh, sto giro, boh, perfetto, ok, ci siamo. Ok, ora spostatevi un attimo lateralmente, tu vieni qua, dove vado? Si vede che sono legato. Sì. Non è che. Adesso è arrivato anche il vostro momento, ok? Ora facciamo una cosa, prima ancora di partire, prendi la benda che abbiamo deciso di usare, prendila che è quella laggiù. Voi prendete in mano il telo, così, ok, lui deve venire qua dentro, quindi fatelo passare un attimo, ok, così, aspetta, tienilo basso, ok, legati la benda attorno agli occhi, per modo di dire la benda improvvisiamo, va bene lo stesso, va bene anche un nodo, Sì. Ok, allora a questo punto voi dovete fare il discorso della ola, ok? Ve lo dico già, saranno intorno a una manciata di secondi, una ventina di secondi. Voi finché non sentite dire giù, andate, ok? È dura questo che abbiamo fatto. Allora, adesso, quando io tu ti attacchi al muro di qua e tu ti attacchi, tu vieni qua davanti a me, vieni davanti a me, così, perfetto. Allora, voi partite con la cosa e voi, tu vai su col telo, vai, tirate sul telo. Me la libero di usare qui se riusciamo.
al cover. Questa me la levo che sennò. E voilà! Spero che la cosa sia stata di vostro gradimento.